sono arrivato prima di voi, l'avevo visto fuori, e trovate la chiusura della porta, senza stare con l'autobus. Avete novità? Visto. La legge Pisani, perché c'entra con l'informatica la legge Pisani, o meglio con l'uso delle tecnologie. C'è stato un periodo dopo l'11 settembre che molti governi hanno preso come scusa l'11 settembre per mettere dei lacciuoli all'uso della rete. In Italia ci ha pensato l'allora ministro dell'interno Pisani, e noi, contrariamente ad altri paesi, non possiamo avere degli accessi internet liberi, ma per dare degli accessi a qualcuno dobbiamo avere un registro sul quale scrivere gli estremi di un documento di identità delle persone che usano. Noi infatti abbiamo gli estremi del vostro documento di identità, gli estremi della vostra identità dall'iscrizione e da quel contratto che abbiamo fatto, quindi noi siamo a posto. Ma ad esempio questo blocca gli alberghi che vogliono dare servizi internet ai loro clienti. E ormai si è creato un mondo come per le altre regole, dove la legislazione di fatto diverge da quella di diritto. Semi illegittimità sommersa, per cui i piccoli alberghi si disinteressano della legge, vi danno l'accesso wifi anche senza tutte queste formalità, e i grossi invece non possono permetterselo perché avrebbero i guai, e quindi si affidano a società esterne, che in questo caso per dare servizi, e i costi lievitano. E anche questa è competitività, ragazzi. Se dobbiamo attirare turismo abbiamo bisogno di dare quello che danno le strutture recettive negli altri paesi. Anche una legge che può sembrare così tecnica, così di dettaglio, diventa un motivo per essere meno accoglienti nel mercato turistico. Avevano detto nei giorni scorsi che l'avrebbero abolita, invece le ultime notizie di stamattina sono che, come in realtà hanno cominciato già a fare alcuni comuni, addirittura alcuni comuni in barba alla Pisani, avrà chiesto qualche deroga. L'autenticazione viene fatta in modo indiretto, si presuppone che tutti abbiano un cellulare, quindi si chiede l'assegnazione, la possibilità di fare una rete wifi tramite un sms. A quel punto si registra il numero che ha fatto l'sms, se succede un guaio poi si va a chiedere alla società telefonica di chi era quel numero. Ma ad esempio a casa lei, davanti alla biblioteca, c'è un accesso libero, quindi sarebbe tecnicamente legale? Se libero, sì, che io sappia, Casaletto, dove vivo, ha la tecnica dell'SMS o della tessera bibliotecaria. Perché mi ricordo che in biblioteca c'è la connessione chiusa, bisogna arrivare i dati. Di fronte alla biblioteca c'è la piazza che sono sul fondo, col computer lì si è connesso. Non lo so, io avevo letto Casalecchio Notizie, che mi arriva a casa quando cittadino in Casalecchio, e mi pareva che ci fosse da mandare un sms e l'sms autenticava. Se è aperta così, quindi uno è illegale con quella legge qua. Anche se è aperta.
È come vi dico l'altra volta, io non mi invito mai a violare la legge, anzi seguita, perché se c'è una, se c'è una contesa, la cosa che rende deboli nel mandare avanti delle idee è mettersi dalla parte dell'illegalità. Perché uno dice no, questo è sbagliato, lo rispetto ma devi cambiarlo, allora si è forti. Se invece si viene visti come quelli che violano le regole platealmente, a quel punto le richieste diventano più deboli dalla forza che si ha per controllare. Ok, sono arrivati tre quarti, forse anche tre quarti delle persone. Oggi ho questa macchina perché dopo mi serve, perché oggi è la giornata del corso alla COP, devo far vedere anche dei filmati e sì, poverino, per quello che può. Adesso tenterò di rinvigorirlo con un'iniezione di RAM appena trovo una Sodim un po' vecchiotta a buon prezzo, però fa quello che può, questo è un po' più tosto, più processore, più di cuore, si riesce a lavorare meglio. Avete delle domande per quanto visto finora? Spero che riusciate a capire le mie parole, anche se come sentite sono un po' raffreddato. Domande? Ve la faccio io una domanda. Intanto dico a caso che oggi non c'è la webcam, perché non, qui non è a bordo, avrei dovuto portare un'altra cosa, ma tanto la webcam per la lezione online serve veramente poco. In questo momento farebbe vedere un po' di scritte di Dini, suppongo. Quella è la calligrafia di Dini. E una domanda ve la faccio io, perché ovviamente cambiando macchina non mi sono portato dietro la storia del browser. Quale luce ci eravamo arrivati? 159. E quindi qua devo andare all'158. Bellissimo, non dobbiamo più aspettare il lucido, si vede la differenza di potenza. Ah, non ho aperto un X chat. E qui devo fare slash join short slcs unibody.it, vediamo chi c'è, ma due persone sono in chat. Allora, man mano che andiamo avanti il corso evolve. Adesso stiamo finendo la parte finale che ci dovremmo fare la concorrente, quindi dalla settimana prossima ora vedo se o rallentiamo un attimo sulla parte di laboratorio un altro dei due giorni, incominciamo a mettere esercitazioni, cioè incominciamo a prendere dei vecchi compiti e li facciamo in aula insieme. Ancora una volta vorrei collaborazione da parte vostra, perché se io vado all'online, magari prima lo faccio, ma se vi faccio gli esercizi io, non sono in grado di vedere quali sono i vostri dubbi. Anche l'esperienza, l'età creano processi e aspetti culturali, possono creare metodologie di risoluzione dei problemi diverso da quella che usereste voi. Invece sono convinto che i metodi usati dai vostri colleghi siano molto simili a quelli che usereste voi, perché siete soggetti tipicamente alla stessa influenza culturale, la stessa età e più o meno lo stesso livello di esperienza. Ricordatevi sempre che non succede niente a venire qua a lavorare e fare un esercizio, potete fare benissimo o sbagliare tutto, non conta niente ai fini dell'esame. La collaborazione, la non collaborazione magari sì, cioè se uno viene qua, se ne frega e dice no, io non vengo, allora che si viene a fare? Ok? Conta solo quello che farete sui compiti scritti, quindi venire qua a capire che non si è capaci aiuta, non
non è qualcosa di certo. E questo in realtà alcuni studenti non riescono ancora ad afferrarlo, perché nella scuola secondaria invece il giudizio si basa anche su ciò, su come viene seguita volta per volta. È diverso completamente questo punto dalla scuola secondaria all'università. Ok? Non è neanche legale che io valuti ciò che fate durante una lezione, se non è stato decretato prima che quello era un momento di valutazione. Ok? I momenti di valutazione devono essere ben stabiliti. E quindi il primo momento di valutazione che voi avrete si chiama 15 dicembre, compito, e lì sì che c'è la valutazione. Tutto quello che fate prima è conoscenza, deve essere intesa come conoscenza che va da me a voi. Allora, monitor, prima che mi chieda il banco pollice. Monitor, i monitor sono il costrutto a più alto livello per la programmazione a memoria condivisa. Tutti i paradigmi che abbiamo visto finora prevedevano una memoria condivisa, cioè, se volete dirlo come lo dicono i sistemi operativi nel supporto del processo utente, per multithreading. Quando andate ai livelli più bassi del sistema operativo, la memoria condivisa è naturale, perché se state scrivendo un kernel avete l'unica memoria, quella fisica, e la condividete tra i vostri processi. Quindi il monitor è quello a più alto livello. Come vi dicevo la volta scorsa, e vi invitavo alla fine della lezione a riflettere, programmare con i semafori è spesso complesso, perché le varie operazioni sui semafori, che servono per sincronizzazione o per controllo dell'accesso alle risorse, avvenivano in punti separati dal codice, e quindi è difficile su un codice di grandi dimensioni tenere traccia di aver fatto le cose fatte bene, quindi tutte le P fatte in un punto del codice siano bilanciate dalle V fatte in tutt'altro punto del codice. Quindi ve l'ho paragonata a una programmazione non strutturata. Anche nella programmazione non strutturata è un parallelo logico. Voi dovete stare attenti a cose che stanno lontane nel codice, perché quando fate un go to in un punto e saltate da un'altra parte del programma, potete rendere il vostro codice difficile da capire, perché l'unico modo per capirlo completamente è riuscire a interiorizzarlo tutto in un colpo, perché uno deve avere idea dove si va. Hanno inventato la programmazione concorrente, scusate, la programmazione strutturata, con il teorema di Bernoulli-Jacopini, che dice che il programma strutturato, perché il problema che avevano all'inizio sulla programmazione strutturata è: va bene, è bella, ma come riusciamo a fare tutti i programmi che si riescono a fare con la programmazione non strutturata? Bernoulli-Jacopini hanno dimostrato che tutti i programmi che si fanno con la programmazione non strutturata si possono realizzare con la programmazione strutturata, al più aggiungendo una variabile booleana. Questo è il teorema di Bernoulli-Jacopini. E anche qua avete visto che praticamente abbiamo fatto lo stesso, abbiamo usato lo stesso concetto. Man mano che mettiamo i nuovi paradigmi, ci domandiamo: ma tutti i programmi che facevamo prima li possiamo fare anche adesso? E vi ricordo che l'abbiamo fatto guardando i vari paradigmi. Adesso, per esempio, semafori binari e semafori ordinari. Sapete che manca però qualcosa? Io vi ho fatto vedere che con i semafori binari facevamo dei semafori ordinari. Non vi ho fatto vedere viceversa. C'era il lucido? No, non c'era.
Si fa così. Ok. Una classe del server ha all'interno due semafori S0 init a S0 e S1, mettiamolo alla C, che sono due semafori. Dobbiamo fare il costruttore è un semaforo binario, quindi possiamo mettere il valore iniziale 01 binario. If VU vuol dire che viene inizializzato a 1, vero? S0.init se è vero, se è vero, else se è falso. Vediamo il codice e poi decidiamo l'inizializzazione. Il codice si fa in questo modo: la P del bin set, come è fatta? Deve fare S0.p S1.v. E invece la V deve fare S1.p S0.v. Ok? E quindi se vale 0 la P deve se vale 0 la P deve bloccare, quindi S0 vale 0 e S1 vale 1, e se no S1 vale 0 e S0 init vale 1. Vediamo se funziona. Cioè, l'idea è avere due semafori che lavorano uno all'opposto dell'altro, perché se pensate dal lato verso lo 0, a patto di non andare oltre il valore 1, funziona già come un semaforo. Binario o non binario non cambia niente. Quindi dal lato S0 è quello che controlla il semaforo che sbatte contro lo 0. Quindi se lo inizializzate, in realtà allora qui sì, è l'opposto, perché questo se lo inizializzate a 1, 1, 0, 0, 1. Se lo inizializzate a 1, S0 lo dovete mettere a 1. Se lo inizializzate a 0, S1 invece è un semaforo che, se volete, ha il valore 1 meno il semaforo binario. Quindi quando il semaforo binario vale 0, S1 vale 1, e tutte le volte che dovete fare una, quindi lavorando al contrario, quando fate una P sull'S1 fate una V, quando fate una V sull'S1 fate una P. Quindi se inizializzato a 1, ok, la prima volta che fate la P S0 va a 0 e S1 va a 1. Se provate a fare un'altra P, S0 va, si ferma qua. Proviamo la cosa opposta, lo inizializziamo. Cosa?
chiuse. 1010, se nella, nel cambiare i dati ho fatto due versioni, quindi proviamo ad inizializzarlo a 0, ok? Quindi S1 vale 1 e S0 vale 0. Il primo fa la prima V, passa perché è esposta, vedete? S1 0, S0 1. Quando provate a fare la seconda V, lo blocca questo semaforo, ok? E qui vedete, non ho avuto bisogno di molte esclusioni, perché non ho delle variabili. I semafori sono già robusti alla concorrenza da sole. Se inducessero race condition i semafori stessi, siamo rovinati. Quindi usando solo operazioni sui semafori, questa è la soluzione, ok? Quindi a questo punto ho completato come direbbero i matematici, il diagramma conta, avete sommato il binario, abbiamo visto che da questo fai questo, da quello fai questo, e quindi hanno lo stesso potere espressivo. Vi ripeto, potere espressivo. Data questa implementazione, se io ho scritto un programma che questo potete farlo come una libreria. Se avevo scritto un programma che usava i semafori binari, e non li ho i semafori binari, ho i semafori generali, uso questa libreria, quindi vuol dire che tutti i programmi che scriviamo per i semafori binari possono essere scritti se abbiamo supporto dei semafori generali. Quindi quella dei semafori binari è un costrutto almeno tanto espressivo quanto i semafori generali. Perché tutti i problemi con i semafori generali posso fare tutti i problemi che ho espresso con i semafori binari. Avendo fatto vedere anche l'altro, ho dimostrato l'equivalenza, la classe dei problemi. Avete in mente problemi Jacopini di prima sulla programmazione? È lo stesso principio. Andiamo a vedere come sono fatti questi monitor. E vi invito a riguardare gli appunti per la settimana prossima, perché quando faremo gli esercizi, se avete presto in come sono fatte le cose, facciamo meglio. Spengo quella luce lì. Sono implementato Tor, è quello che li ha mostrati nel 1974. Sono implementati con tante micro variazioni in tanti linguaggi di programmazione, fra cui, come vedete in fondo, anche Java. Java ha supporto per la concorrenza, purtroppo non ha quello teorico, ma ha qualche sbavatura che rende più difficile la programmazione. Come sono fatte? Intanto vedete che nascono in ambiente Pascal, quindi in molti testi troverete una sintassi pseudo Pascal, ma è lo stesso, a noi non interessa la sintassi, interessa la semantica. Un monitor è formato da dati locali, per voi definite come la classe lì, queste sono... Questi sono attributi locali, sono dati nascosti. Uno dei principi della programmazione oggetti si chiama data hiding, cioè il dato viene nascosto dentro la classe in modo che non venga acceduto in modalità che non sono esplicitamente dichiarate nella classe. Facendo così è tutto più chiaro, perché non vi potete aspettare, non vi potete trovare il dato variato per effetti collaterali di operazioni che non vedete nella vostra dichiarazione di classe, perché non sono accessibili. E questo fa lo stesso principio. Vi ricordate che la race condition avveniva perché si accedevano dati condivisi senza
controllare la concorrenza senza fare molta esclusione. Bene, qui l'unico modo di avere i dati condivisi è metterli dentro al monitor, e il monitor già garantisce molta esclusione, e quindi già è un passo in avanti. Però quindi se voi mettete le due funzioni, possiamo dire la singola funzione somma come funzione di un monitor e il saldo del conto corrente come variabile locale del monitor, quel problema l'avete già risolto, perché il monitor nella sua definizione prevede che un solo processo alla volta stia eseguendo il codice del monitor. Quindi dicevo, ci sono i dati locali, c'è una sequenza di inizializzazione, ancora una volta è come la programmazione oggetti, il costruttore, e avete più procedure. I dati locali sono accessibili solo alle procedure del mondo stesso, e fin qua, se mancasse la riga successiva, mancasse l'ultima riga, sarebbe una dichiarazione di programmazione oggetti, perché i dati sono nascosti, se accede agli oggetti, agli attributi nascosti, agli attributi locali solo attraverso una funzione, e se entra nel monitor il vocabolo è una delle sue procedure, l'ultima riga rende il monitor tale, solo un processo può accedere al monitor. Però non sarebbe abbastanza, perché non è la programmazione concorrente, non si risolve solo creando molte esclusioni. Abbiamo visto nei problemi teorici che abbiamo studiato ci sono altri problemi. Come vedete, la dichiarazione, quella classica, no, questa è la nostra, questa è quella che di solito usiamo noi, cioè l'abbiamo cizzata. O meglio, l'abbiamo messa come si mettono come si usa nella programmazione oggetti. L'inizializzazione è una funzione che ha lo stesso nome del monitor, quindi come nella classe, lo stesso nome della classe. Se mettete di fianco a una funzione la parola entry, vuol dire che è una delle funzioni invisibili dall'esterno che servono per entrare nel monitor. Se invece non mettete la parolina entry, vuol dire che sono metodi locali che servono per elaborazioni all'interno del monitor, quindi non sono invocabili da fuori, sono invocabili da altre funzioni del monitor. Le variabili definite all'interno del monitor sono le variabili private del monitor. Ovviamente non esistono variabili condivise del monitor, se no si invaliderebbe variabili visibili esternamente del monitor, si invaliderebbe l'idea del monitor. Comunque, dopo, sì, dopo tiro fuori il decalogo, ce lo facciamo, vediamo. Va bene, questo adesso è quello che ho detto, però mi anticipo due cose, dopo lo vediamo col decalogo. La prima cosa è, nei compiti, quando scrivete codice, non mi interessa la sintassi. Siete amanti del Python, inventate senza mettere le graffe, perché se è chiaro che fate così, io leggo codice pseudo Python come pseudo C o pseudo Pascal. L'importante è che siate un piccolo coerente, ma non usiate per metà dell'esercizio una notazione, per metà dell'esercizio l'altra. Ok? O se usate l'indentazione, fate in modo di essere un briciolo ordinati, non scrivere il programma storto e poi pretendere di usare l'indentazione. Altra cosa importante, io do per conosciuta la programmazione sequenziale interattiva. Quella per me la sapete già fare, perché siete qua al secondo anno. Pertanto, se nella risoluzione degli esercizi avete bisogno di una struttura dati sequenziale interattiva, se voi
scrivendo un programma concorrente, mai al mondo mettereste, avete bisogno di uno stack, mai al mondo mettete nel mezzo del codice concorrente il puntatore di qua, fate un punto H a parte, cioè no. E qui c'è uno stack che implemento a parte, che ha queste chiamate push, pop, empty. E magari scrivete a parole, se lo stack è chiaro che cosa fa, ma sarebbe una struttura dati in cui controlla se gli occhi sono verdi, i capelli bruni, dovete scrivere, credete, e questa è una funzione che va in una cosa. E non dovete implementarla. Nel compito fate la parte concorrente. Questo vi aiuta anche quando risolvete il problema di separare le varie parti. Perché se mettete tanti problemi insieme in una stessa sezione di codice, vi perdete, ci perdiamo tutti, perché mischiate la complessità di gestire una struttura dati con la complessità di gestire la concorrenza, ok? L'importante è che quello che dite date per già fatto, perché sì, non ci sia della concorrenza dentro. Cioè lì ci devono essere programmi che avreste fatto l'anno scorso, gestione di una lista, gestione di una coda, ma nessuna sincronizzazione, nessuna tema, quella lo fate nella parte che esplicitate nel compito, ok? Allora, assomiglia a programmazione oggetti, ve l'ho già detto, usiamo una sintassi simile a C o a Java, tanto sono parenti, anche se lo scopo dei linguaggi sono completamente differenti. Allora, il problema della mutua esclusione è già brutalmente risolto dal monitor, risolto. Anche questo, come gli altri, è un paradigma. Dopo dobbiamo far vedere come si implementa. Però, se abbiamo bisogno di sospendere un processo in attesa di una condizione, la sintassi che abbiamo visto fino adesso non basta. Abbiamo un processo. Deve aspettare, che ne so, producer consumer, no? Deve aspettare che il dato sia pronto. Manca ancora qualcosa nella sintassi. Ovviamente dentro un monitor, e questo non si può fare busy wait. Busy wait in un monitor, ed ecco, essendo un processo solo all'interno del monitor, quello non lo fate mai uscire, tutti gli altri si piantano per tentare di entrare. E quindi quando i processi sono in attesa devono uscire dalla mutua esclusione. Quindi dicono, io non posso andare avanti, mi faccio da parte e l'altro che altro usa il monitor. Quindi non sono due processi all'interno del monitor. Sempre uno perché l'altro ha detto io non posso andare avanti e si è fatto di lato. E poi occorre, quando la condizione è verificata, un po' come la signal che abbiamo visto nel procedimento meccanico del semaforo, dire vai avanti, viene avanti il processo, ok? Queste cose si fanno tramite le variabili dette di condizione. Le variabili di condizione sono, fanno parte della sintassi del monitor e sono variabili sulle quali sono definite due primitive, la primitiva wait e la primitiva signal. La primitiva wait viene chiamata quando il processo che chiama questa direttiva sta aspettando una condizione che attualmente è falsa e quindi non può andare avanti. La primitiva signal serve per un altro processo per dichiarare che quella condizione si è verificata e quindi se c'era qualcuno in attesa di quella condizione può andare avanti. Notate questa somiglianza di nomi tra la signal minuscola, che è una primitiva della variabile condizione, e la signal che abbiamo visto l'altro giorno. Quando un processo chiama la wait, viene rilasciata la mutua esclusione e il processo che chiama la wait viene sospeso in una coda in attesa della condizione. Coda, parola da sottolineare,
vuol dire che se più processi si fermano su una wait, verranno riattivati in ordine FIFO, first in, first out. La signal, attenzione, causa la riattivazione immediata del processo, se c'è. Intanto la wait è sempre bloccante. La signal causa, quindi la signal, se c'è un processo che sta attendendo quella protezione, quel processo viene immediatamente riattivato. Uno dice, ma allora sono due processi. No. Viene messo in attesa il chiamante, è come se in quel momento scatenasse una chiamata funzione. Lui viene messo in attesa il chiamante. E viene messo in attesa su quello che viene chiamato lo urgent stack. Viene messo in attesa, messo di lato e verrà riattivato stack, quindi last in first out. Perché? Perché verrà riattivato quando il processo che è stato risvegliato rilascerà la multa esclusione. Perché? Perché esce dal monitor o perché si ferma su un'altra condizione, ok? Però potrebbe anche questo processo che abbiamo risvegliato a sua volta fare un altro signal. Allora cosa fa? Anche questo secondo deve essere messo in attesa e il terzo deve attivarsi subito. Ecco perché stack. Quando questo terzo finirà, uscirà dalla multiesclusione, non dobbiamo attivare il primo, dobbiamo attivare il secondo che finirà la sua elaborazione, perché farà il signal, quello che vuole. Quando esce riattiviamo il primo, ok? Un po' come la chiamata funzione. Quando fate la signal è, se c'è qualcuno da risvegliare, in questo momento chiamo la funzione ipotetica di riattivare quella. Quando quello finisce, rilascia la conclusione e continuo io. Se nessun processo sta tenendo una condizione, la condizione viene per, questa segnalazione viene perduta. Non c'è memoria del. Infatti, se ricordo bene il lucido successivo, che perché sta bene proprio qua, no. Questa è la rappresentazione intuitiva che dovete avere del monitor. Il monitor è quella scatola. Pensate che sia una stanza, i processi persone, uno solo deve stare nella stanza, ok? Quando i processi vogliono entrare nel monitor, entrano in quella coda di input. Quindi se non c'è nessuno nel monitor, qualcuno nella coda di input può entrare nel monitor. A questo punto, se è solo multa esclusione, non abbiamo tutte le parti relative alle variabili condizioni. L'esempio di prima per gestire il conto corrente, uno alla volta entra nel monitor e uno alla volta cambia le variabili locali. Quando escono in basso, avanti il prossimo. Next, please. Invece, cosa succede se uno viene nel monitor e si accorge che manca qualcosa? Va a mettersi nelle code delle variabili di condizione a seconda di cosa sta aspettando. Quindi la persona esce per una di quelle porte e va in quelle code lì. In una di quelle a seconda della condizione. Ognuna delle code ha una etichetta che rappresenta cosa stanno aspettando le persone in questa coda. Arriva un altro, se si ferma nella coda arriva il monitor, quindi può entrare un altro dall'input, ok? Entra un altro dall'input, cambia le carte in tavola, guarda le etichette e dice, ah, con quello che ho cambiato, se c'è qualcuno in attesa lì, può andare avanti. Allora dice al primo della coda che ha la condizione verificata di rientrare nel monitor. I due non ci possono stare, che nel monitor va su meno io del 3. Quello che lavora nel monitor può
bloccarsi sulla stessa coda, un'altra coda, e quindi rilascia il monitor e viene ripreso quello che era nello urgent stack. Oppure può a sua volta segnalare una condizione di una delle code. E quindi anche quello che era stato segnalato va nello urgent stack, mentre il primo della coda che è stata segnalata entra nel monitor. La coda di input viene consumata solo quando lo urgent stack è vuoto. Quindi prima consumiamo lo urgent stack e poi la coda di input. Può sembrare macchinoso, ma ha delle proprietà, questa politica ha delle proprietà comode, molto comode. Non abbiamo dovuto fare il passaggio di testimone automatico, perché questa idea che quando ho in mano, controllo una condizione, verifico che la condizione è vera, mando la sigla e quel processo parte subito, vuol dire che se io aspetto una condizione e faccio una wait, quando mi risveglio da quella wait sono certo che la condizione sia vera, perché nessuno può avermi invalidata. Chi mi ha risvegliato, ha controllato la condizione, ha fatto la sigla, se era vera quando ho fatto la sigla è vera quando io sono ripartito, non ci può essere nulla nel mezzo. Per questo avevamo dovuto usare i testimoni. Scusi, quindi sì. Uno dei processi che cioè, ho un processo nel monitor che mi rende una condizione vera, sì. Per cui lui viene messo nello urgent stack ed entra un processo che sta sì. Aspettando. Beh, non è solo la condizione vera, la controlla e fa la signal esplicitamente. Fa la signal e quindi fa entrare uno dalle code delle variabili di condizione. Non è possibile che quel processo lì invalidi una condizione che mi serviva per utilizzare quello di sopra, quello che è adesso nello stack? È vero, cioè quando lei manda una condizione, lei sa che la condizione che aveva controllato per far partire l'altro processo è vera. Quando si risveglia, quando dopo la signal torna indietro, lei deve tornare a controllare le variabili. Perché le variabili potrebbero essere state modificate da quello che è stato risvegliato. Ok? Ecco, volevo questo lucido qua. Semafori e variabili di condizione possono apparire paralleli, ma sono completamente diversi. In questo lucido vi faccio vedere le differenze fra cosa sono, come si usano le variabili di condizione, cosa sono e cosa si usano i semafori. La signal si dice che i semafori hanno memoria. Perché? Perché se voi fate 3 V sul semaforo, consentite a 3 processi più tardi che fanno 3T di proseguire. Le condizioni no. Se avete una variabile di condizione, se fate 3 signal e nessuno attende quella signal, viene perduta. La P può essere bloccante o no, la wait è sempre bloccante. Ok? Quindi il modo di programmare quei due è diverso. L'altra differenza ancora è che se mandate la signal, siete certi che il processo che attende la condizione abbia la condizione verificata. Se mandate una, e quindi praticamente il concetto è modulo la programmazione è come. Il concetto è come se partisse subito. Non c'è concetto temporale nella programmazione concorrente, l'importante è che non succeda nulla da quando attiva il processo a quando questo veramente rinizierà la sua esecuzione. Con i semafori, da quando faccio la V a quando risveglio una P, a quando il processo che la fermo su una P riparte, può succedere di tutto, perché non ha nessuna certezza che di bloccare le attività che cambiano lo stato nel metodo. La devo creare ad arte passando il testimone.
il semaforo di per sé non era dato per certezza. Quindi vedete che sono diversi. Però intanto la rete non è infatti qua. Oh. Allora, ed ecco la letteratura è bella perché varia, però non ha finito di caricare tutto. La letteratura è bella perché varia. Ci sono altre definizioni di letteratura, questa che usiamo noi si chiama sigla di luce, e vedete quali sono i benefici, quali sono
a questo punto non c'è più bisogno del reversion stack per definizione, ok? Questo può essere un po' più scomodo, potrebbe fare l'operazione dopo, però questo signore returner se volete ha le stesse garanzie dell'altro, quindi signore returner potrebbe essere un pallino utilizzabile. Signore continue è un suicidio, cioè fate la signal e andate avanti, perché allora segnalate il vuoto, perché nel momento in cui riparte il processo permette di campare il beneficio del monitor. Ok? Ecco un semaforo fatto con il monitor. Abbiamo un semaforo, abbiamo un valore, abbiamo una condizione. Init non fa altro che mettere il valore iniziale nel valore. Abbiamo la procedura entry T e qui dice incrementi il valore, se il valore diventa minore di 0 faccio lo wait. E quindi quello è il val sottosegnato. Ok? Per fare il lavoro faccio incremento il valore e poi mando la signal. Quindi è già automatico, se c'è almeno un processo bloccato, ne blocca uno, se non ce ne sono, la signal viene per tutto. E vi invito a guardare che assomiglia a quello che dicevamo, la definizione intuitiva di semaforo, no? Quindi vuol dire che abbiamo fatto un costrutto fatto molto bene, perché quello che uno si aspetta di dire per descrivere la cosa è quello che puoi scrivere come programma. Ok? Quindi, notate una cosa importante. Di fianco alla condizione c'è un commento che dice qual è la condizione. Qual è la condizione per la quale un processo può andare avanti? Che il valore del semaforo sia maggiore di 0. Quindi quando è che dobbiamo fermarci? Quando la condizione è falsa, lì abbiamo appena decrementato, quindi abbiamo decremento non minore uguale ma minore stesso, però mettere la condizione di fianco alla variabile di condizione serve per semplificare la vita. Quando scrivete codice, la condizione che dovete scrivere è la condizione per continuare la selezione, e semplicemente se quella condizione non è vera fate la wait, quindi normalmente troverete in tutti i codici if la negazione di quello che c'è scritto lì, condizione punto wait. Andiamo, partiamo dal difficile lettore scrittore. Vedete che assomiglia a programmazione oggetti, abbiamo chiamato il monitor RW controller. E questo è solo l'inizio, questo è solo la vita dei processi. Adesso il cuore del problema lo risolviamo nel monitor e RW controller, che ha start read and read, start write and write. Allora, quali sono le variabili del problema? Sono NR e NW. Qual è la condizione per cui uno può leggere? Uno può leggere se il numero degli scrittori sono uguali a 0. Uno può scrivere se il numero degli lettori è uguale a 0 e il numero degli scrittori è uguale a 0. E qui vi faccio vedere la maniera meccanica di programmare con il monitor. Voi dovete scrivere la start read quando è la
se non è vero facciamo l'aumento. Poi cambiamo lo stato del sistema, facciamo le modifiche. Una volta che abbiamo fatto le modifiche, andiamo a vedere se lo stato modificato può consentire ad altri di conseguire. Quindi nella stat if cosa facciamo? Quando è che la stat if può conseguire? Quando la condizione ok to read è vera. Quindi se la condizione ok to read è falsa, facciamo la wait. Meccanico if, negazione di quella wait. Notate che nel punto immediatamente dopo l'ok to read.wait, in questo punto qui, noi siamo certi che w sia uguale a 0, o perché lo era già e siamo in tutta esclusione, o perché mi hanno mandato la signal e quindi per mandarmi la signal hanno controllato quella condizione e sono certo che quella condizione è vera. Quindi posso fare la modifica dello stato e a questo punto posso, come per la vecchia signal, fare meccanicamente, guardare tutte le condizioni. Se questa condizione, se questo cambiamento di stato ha reso vera questa condizione, mando quella segna a quella condizione. Se la variazione di stato ha reso vera questa condizione, mando la segna a quest'altra. Ora però, si può, vedete come è fianco. La prima, il primo controllo è inutile. È inutile perché se siamo arrivati lì, vuol dire che in questo punto, prima dell'incremento di NR, NW è uguale a 0. NW l'abbiamo. Non l'abbiamo modificato, e quindi inutile c'è il controllo. Possiamo mandare sempre ok to read punto signal, ok? Perché è sempre vera quella cosa. Siccome è sempre vera, questa è sempre vera, ma questa non è sempre falsa perché l'abbiamo appena incrementata. Se anche abbiamo risvegliato altri ok to read, abbiamo incrementato ulteriormente NR. È impossibile che questo punto sia zero. E quindi questa possiamo cassarla nel suo complesso. End read non deve aspettare nulla. Perché end read può essere fatto in qualsiasi momento. Quindi non ha nessuna wait iniziale. Decrementa il numero dei lettori e dice se è un voto uguale a 0 che è il punto segna. Quella è sempre vera, però è inutile. Perché? Perché se c'erano dei lettori in attesa erano già entrati, non hanno bisogno che un lettore esca per farne entrare un altro. Per altri problemi potrebbe essere utile. Se avete per esempio il numero massimo di lettori, in questo caso le condizioni sarebbero diverse, ma un lettore uscente potrebbe attivare un altro lettore entrante. Poi la seconda è meccanica. Start right, anche lì abbiamo negato la condizione. Abbiamo negato la condizione d'ingresso, n doppio uguale a n doppio più 1, e quindi i commenti sono sbagliati. N doppio uguale a 0 è sempre falso, ovviamente quella, i commenti a fianco non corrispondono, sono come servi, sono gli errori per fare tutte le cose. Vedeteci. E invece l'ultima. N doppio uguale a 0 e NR uguale a 0 è anch'essa sempre falsa. Quindi in questo caso non c'è nulla. Perché N doppio è già falso il primo, avendolo appena incrementato. E quindi salta questo, salta quelli in un end, salta tutta la condizione.
mettiamo ed è sempre vero la prima e sempre vero la seconda. Confuso è quello. Allora a questo punto avete visto le semplificazioni, quello che c'è nel ciclo seguente è la stessa cosa, tolta l'inizializzazione, alla quale abbiamo tolto tutte le righe sempre. Se l'if era sempre vero, abbiamo tolto l'if. Se l'if era falso, abbiamo tolto tutto. Allora, vedete che l'inizio è identico, poi c'è l'incremento, qui abbiamo tolto l'if e la seconda regola. L'end abbiamo decrementato e abbiamo messo se arriva a 0, questa è l'altra che abbiamo tolta. Start right, cioè la condizione per iniziare, ma abbiamo detto che tutte le condizioni dopo erano false. Alla fine, poi potremmo anche semplificare, togliere il nero uguale a 0 se volete, abbiamo quella. Questa però è una soluzione, ve lo chiedo a voi, c'è starvation in questa soluzione? Per me sì, per gli scrittori posso finire starvation o no? Sì. Ma sì, che no, attenzione, c'è... questa non si può togliere, questa è nera, cancellate quello che ho detto perché c'è lo che è tutto signa sopra. Lei chi è che diceva bisogna stare attenti quando si rientra dalla user stack che non potrebbe essere cambiato prima? Due io. Lei. Ok, questo è proprio il caso, l'ok to if può aver attivato qualcuno, quindi la condizione va ricontrollata dritta. Abbiamo il privilegio dei lettori. Se i lettori sono sempre in un numero diverso da zero, questi continuano a entrare, ok? Escono, questo non è mai zero, quindi l'ok to write viene mai mandato e i descrittori si inchinano in attesa che era... Ma prof? Ma se noi durante end write diamo l'ok sia ai read che al write, cioè mandiamo la signal, e cioè, non ho capito qual è che parte prima, cioè, perché cioè, se non potete dare l'ok a tutti e due, mandate l'ok a tutti e due tutto signal. Ah, e quindi dopo parte subito. Se c'è qualcuno in attesa lì fa NR più 1. Ok, quindi proprio anche N. Cioè, quindi parte proprio durante and write, nel senso che cioè appena faccio la signal parte subito. Ah, ok. Quindi a questo punto questo è sospeso, in questo punto parte quello, incrementa di 1 se ce n'è almeno 1. Ok, capito. E se ce ne sono 10 in attesa, il primo sblocca il secondo sblocca il terzo sblocca il quarto. Quando non ce ne sono più, la signal viene perduta, esce dal monitor, l'ultimo risvegliato rientra dall'origin stack, esce dal monitor. E quando arriva qua, se questo è risvegliato almeno 1, questo non è più 0. E quindi non dà la ok to write to signal. Questa viene mandata solo se questo è andato perduto, ok? Quindi non si deve cosa c'è il rischio che sta davanti. Ogni volta che viene svegliato il lettore c'è il rischio che quello faccia partire una scaletta perché ne arrivano altri. Prostitutore consumatore. Abbiamo un oggetto, questa è la vita dei processi, abbiamo viene prodotto e viene chiamato pcontroller.write. Il consumatore chiama pcontroller.write e prende l'elemento. Ora andiamo a vedere come è fatto pcontroller. Questo è molto facile. Abbiamo due condizioni, una che si chiama empty e una che si chiama full.
convenzione, se voi aspettate, ricordate che le convenzioni indicano ciò che aspettate. Se voi dovete aspettare che sia vuoto, quindi il produttore che fa la live deve aspettare che sia vuoto, vuol dire not is full. Pieno vuol dire is full. Ok? Quindi, mettiamoci nel panno del produttore, dobbiamo aspettare che sia vuoto, quindi che is full sia falso. Quindi, se non è vero che is full è falso, quindi se is full è vero, dobbiamo aspettare. Quindi, is full è tutto wait. Metto nel buffer il valore più alto che può fare altro, dichiaro vera la variabile is full e a quel punto vado a vedere, ho dichiarato is full vero, empty, no, la condizione che se, da segnalare per empty è falsa, ma la condizione da segnalare per full è vera, quindi scrivo full con questo signal. Stessa cosa uguale per la rete, se devo aspettare che sia full, se non lo è, aspetto, metto il valore, salvo il valore come valore di ritorno, dichiaro il full falso e poi la condizione espressa da empty, il full è falso, è vera e quindi posso mandare empty possibile. La condizione richiesta da full di empty is full è vero, è falsa e quindi questa non la mando. Ok? Quindi anche questo ampiamente interattivo. Buffer limitato. Ok click, ok read e ok write. Quali sono lì non ci stanno per aprire lo spazio? Quando è che è possibile leggere? Ok, read corrisponde a count maggiore di 0. Quindi posso leggere quando c'è un elemento. Ok, write corrisponde a count minore della max length buffer dot length. Quindi ancora una volta programmazione meccanica. Per leggere deve essere ok la condizione del tour, ok? Cioè, deve essere ok la condizione del tour, non è che non è vera. Se la condizione è count maggiore di 0, quando quella è falso, count uguale a 0, mi fermo. Quindi in quel punto sento che c'è almeno un elemento. Lo tiro fuori dal buffer, questo è tra righe, è count che manca una U. Count lo decremento, questo è a questo punto se ho decrementato il numero degli elementi è sicuramente minore del massimo e quindi la seconda condizione è sempre vera e quindi posso mandare il signal. Uno dice ma potrebbe anche essere vero la prima, sì, è vero, quindi se volete mettere anche un if count maggiore di 0, ok, tutto segna, non fate un errore, è inutile questo problema perché una lettura sblocca un solo scrittore e un solo scrittore sblocca un solo lettore e lo dovete fare quando sbloccando, per esempio sono degli esercizi, troverete, in cui
gli istruttori scrivono in blocchi di due o più elementi, gli lettori ne leggono una volta, quindi quando inseriscono un elemento devono sbloccare più lettori. Invece verso l'altra parte, right, si va a vedere, è falso, ok, right, aspettiamo. Prendiamo, mettiamo l'elemento nel buffer e alla fine sicuramente ci sarà meno elemento, possiamo dire ok, puoi leggere. Filosofo cena, ok? Qui abbiamo DP sta per Dining Philosopher. E allora il DP controller sta eating e finish eating, le due funzioni che dobbiamo mettere. Oh, ottimo. Questo è una soluzione. Qui vedete, non abbiamo neanche messo le forchette. Abbiamo la condizione ok to eat e ok to eat per ogni filosofo corrisponde all'idea può mangiare se non è mangiante il filosofo di sinistra o il filosofo di destra. Se uno dei due è mangiante non può mangiare. Quindi detta come condizione, la condizione per cui possa mangiare è che entrambi non siano mangianti. E infatti lo stato del sistema sono 5 booleani che indicano la condizione di mangianti. Quindi il filosofo può iniziare a mangiare se non può iniziare, deve aspettare se o è mangiante quello di sinistra o è mangiante quello di destra. Buttate il bianco per semplificare il lucido. Abbiamo messo meno e più, ma quel meno e più dovrebbero essere meno e più modulo 5, ok? Però si tratta solo di complicare un po' la cosa, di fare i conti di chi è quello vicino modulo 5. Quando un filosofo finisce di mangiare si dichiara non mangiante. E a quel punto un filosofo non mangiante può abilitare a mangiare o il filosofo di sinistra o il filosofo di destra o tutte e due. Quindi deve controllare. Se il filosofo due posti alla sua sinistra non è mangiante, allora il filosofo immediatamente alla sua sinistra può mangiare. Se il filosofo due posti alla sua destra non è mangiante, se il filosofo alla sua immediata destra può mangiare. Ok? Ed è quello che dice lì. Commento di questa soluzione. Deadlock, starvation. Ci può essere deadlock. No, è tipo starvation, tipo se i processi vanno sempre sono sempre nella stessa posizione a mangiare, c'è uno che potrebbe non prendere una forza, cioè non mangiare, no? Cioè se capita che sono sempre quei processi a partire, non può capitare che uno rimane incastrato fra due processi che si attivano sempre o no? E quindi è il problema che esatto, è quello. Questo è soggetto alla cultura dei filosofi. Ok? Questa è un'altra soluzione. È quella classica. Qui abbiamo messo Chopsy. Quindi abbiamo la condizione, ricordate sempre quella per continuare. Quindi la condizione per continuare è che il chopstick, la bacchetta, sia disponibile. Quindi abbiamo 5 condizioni che si chiamano unused chopstick, quindi non utilizzata. E abbiamo dei programmi
che l'altro uno se la pacchetta è utilizzata, l'altro zero se la pacchetta non è utilizzata. Quindi Stargate che cosa prova? Penso un po' per piacere. Sempre con la nota che I+1 significa I+1 modulo 5. Se ho fatto, prendo il chopstick, l'indice minimo fra I e I+1, ricordate questo è il modo per scrivere che il filosofo 4 è una cima. Perché tutti 0 e 1, 1, 2, 2, 3, 3 e 4, 0 e 4. Per fare il minimo. Prendi il minimo. Se la pacchetta è un fatto aspetta, a quello punto prende la prima pacchetta, poi va a prendere il massimo, se è un fatto aspetta prende la seconda pacchetta, mangia, a quel punto va a finire di mangiare, dichiara libera le due pacchette e manda la segnalazione più ai vicini che aspetta le pacchette. Ok? Questo è quello classico. Questo non dà origine ad Edward, non dà origine a Stargate, perché? Perché semplicemente una volta che la bacchetta è contesa da due filosofi, non c'è Edward perché c'è il mancino, e nel momento in cui un filosofo fa la wait sulla bacchetta, l'altro filosofo potrà averla disponibile, ma siccome la coda è FIFO delle condizioni, quando l'altro la ripone viene anche il suo turno, non può prenderla più volte l'altro. Ok? Va bene, andiamo avanti perché la cosa sorprendente è questa. La cosa sorprendente è questa. Qui abbiamo tutti i filosofi destri, non c'è più il massimo di uno. Guardate la sua cima, c'è scritto il modello. Con il monitor, nonostante che tutti i filosofi siano destri, non c'è letto. Perché questo? Perché c'è una coda per le risorse, diciamo, cioè per le varie condizioni, quindi uno può comunque prendere, tra virgolette, la bacchetta di quell'altro, però deve aspettare che quell'altro abbia finito prima di poterlo usare, perché è in coda. No? Alla fine tutti i filosofi possono, diciamo, accedere a quella condizione, però devono aspettare che gli altri abbiano finito, cioè quindi non è che uno guarda se si può prenderla, ma comunque non può perché c'è qualcun altro, cioè uno si mette in coda per prenderla, diciamo. Mi sembra ovvio. Non so se la risposta è giusta, perché è espressa in maniera diversa da come l'avrei espressa io. Il punto in cui capiamo è una costruzione, non so se è quello che vuole dire. Cioè, sì. È una costruzione, il punto chiave che prima non avevamo era sì. Quindi, come per avere il caso di Deplo, poniamo per assurdo ci sia il caso di Deplo, noi dovremmo avere che tutti hanno preso il chopstick di sinistra e stanno aspettando il chopstick di destra. Cosa? Contemporaneamente però questo. Dobbiamo essere in una situazione in cui praticamente il filosofo di Esinomo è in tutto il ciclo, dovrebbe essere in attesa su I use chopstick, iesimo, punto wait. Questo sarebbe il caso di letto. Può succedere? No. Perché? Perché si dimostrerebbe per induzione finita. Il primo filosofo, per bloccarsi lì, torniamo per il codice sotto, si blocca lì e senza perdere la generalità, diciamo che sia il filosofo zero, se no cambiate i nomi, ha preso la iesima, ok? E sta aspettando la iunesima.
e ovviamente se tutti sono bloccati l'altro deve aver preso, e si è aspettato da uno, ok? L'uno ha preso da uno e si è aspettato da due, da due ha preso da due e si è aspettato da tre, da tre e così da quattro. La quattro ha preso la quattro e sta aspettando da zero. Ok? Ora, se 4 viene a prendere la sua forchetta in questo punto, vuol dire che quando 0 ha chiesto la 4 era libero. E quindi se 0, scusate, 4 chiede la 0, ok. Quindi chi è qui che si 4 chiede la 0, la 0 prende la 0 e l'1, l'1 prende la 1 e l'2, bisogna andare a ritroso le cose. Se uno andiamo a ritroso, 4 ha già preso 4, quindi la cosa è avvenuta nell'ultimo posto. 4 ha già preso la 4. Se 0 la 1 era già stata presa, questo è avvenuto prima di quello, ok? Se 1 la 2 era già stata presa, la 2 aveva già preso quello, la 3 aveva già preso quello. Quindi la sequenza sta 4, 3, 2, 1. 4 quindi è stato il primo, quindi ha preso la 4 e poi doveva prendere la 0. Ma perché si è fermato? Non può mica essere il 4 libero e dentro non ha avuto esclusione. La 0 era disponibile, l'avrebbe preso e sarebbe uscito. Ok? E questo è tutto, è chiaro. Abbiamo detto 0 alla 0 aspetta la 1, quindi vuol dire che prima di lui l'1 ha preso la 1, prima di lui. La 1 ha preso la 1, aspetta la 2, prima di lui 2 ha preso la 2, così via. Arriviamo a 4, quindi la sequenza è stata 4, 3, 2, 1. 4 ha preso la 4 e nell'ipotesi assurda aspetta la 0. Ma è impossibile che aspetti la 0. Perché? Perché in questo momento quella, questo è arrivato dopo. In questo momento la 0 era libera, quindi ha preso la 4, ha preso la 0 e ne aveva tutte e due e è uscito con un'ipotesi assurda. Ok? Quindi anche questo è sempre detto. Un'altra soluzione che il filosofo faceva in queste volte invece di associare, per farvi vedere che si possono dare soluzioni del problema di formazione concorrente con focus diversi. Invece di mettere come entità del monitor il controllo al filosofo, mettiamo il controllo al Chopsy. Quindi il filosofo prende Chopsy, e abbiamo il monitor associato a Chopsy, e Chopsy in questo caso è il tipico esempio di condivisione di risorse fatte attraverso il monitor. Voi avete delle risorse condivise, avete l'accesso a un device, dovete darlo a un processo alla volta o n processo alla volta, è come assegnare la bacchetta a un filotto o quell'altro. Quindi abbiamo un vettore di 5 oggetti controllati dal monitor, quindi è come avere il monitor come una classe, avete 5 istanze della classe Chopsy. Questo anche per farvi vedere che è una struttura dati, questi dati come fossero oggetti, potete mettere l'oggetto generato dal monitor e nel vettore, i campi di retro, fare quello che volete, esattamente come fate nella programmazione oggetti. Quindi qua magari, sì, magari sì, 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 s
4 è per gestire la, diciamo, l'accesso a queste risorse. Per gestire l'accesso a queste risorse c'è un programma che dice è uso e la condizione che è, dice free. Qui non è né come una birra né come la libertà del pensiero, quello che è semplicemente non utilizzato. Clicate e dice se è in uso prendi su il app, non è un camioncino scoperto, prendi su, si può prendere la bacchetta se c'è, se non c'è non lo si la bacchetta, la bacchetta se c'è, se non c'è bisogna aspettarla, e a quel punto si dichiara che è in uso, quindi è utilizzata. Per riporre la bacchetta la si può fare in qualsiasi momento, se c'è qualcuno che la sta aspettando va svegliato. Ok. E anche questo è particolarmente. Ah!
block e wait, wake up, take it easy. Ma quella è un'altra cosa. Wake up, restart, tutte cose che ho fatto. Non devono mai comparire. In soluzioni di esercizi. Perché vi ho fatto vedere block, wake up, che sono chiamate a funzione del caricamento della lenzuola, ma non fanno parte dei problemi, sono per farvi vedere come funzionano le cose. Restart, in una minuto se ho fatto un restart. Qualcuno in una soluzione dell'esercizio con il semaforo con il banco ha messo restart è stato fatto la lingua, non ha senso. Regola 3 che mi permette di sottolineare: quando si usano semafori tutti gli accessi a da condivisi con altri dente variabili tutte queste cose devono avvenire in mutua esclusione. Quei semafori accedere ai dati condivisi senza la mute invalida completamente l'esercizio, perché non ha senso, non resto qui. 4. Bloccarsi. Easy wait. All'interno di un monitor. Come garantisce la costruzione? Provatemente mi un while through all'interno del monitor e l'esercizio è chiaramente sbagliato perché è error per definizione. Altra cosa, questi paradigmi vengono dati così come sono, non è che potete cambiarli a vostro piacimento. È vero che esistono le code della variable condition, ma sono loro interne. Quindi la regola che chiamiamo 5 dice le code dei semafori delle variabili condizio, delle variabili di condizione. Il valore di un semaforo italiano con la F, semaforo, sono strutture interne gestite dall'implementazione del paradigma. Non sono accessibili. Se volete un caso particolare del punto 1 e 2, cioè nel semaforo avete l'operazione P e V, non è che potete dire e qui leggo il valore del semaforo attuale, non esiste la funzione per leggere il valore del semaforo, ok? Se avete bisogno di contare, mettete il tiro a parte e vi contate da soli, ok? Sei, la routine di inizializzazione
wait e il segnale, cioè non usa le variabili di condizione. La routine di inizializzazione dà i valori iniziali dallo stato iniziale nei termini delle variabili. Non viene neanche, non si sa neanche che il processo la richiami. Ok? Dare wait signal lì. Tra l'altro signal è assurdo, perché viene fatto prima che qualsiasi processo possa entrare in memoria, che segnalate, non può essere nessuno in attesa. Wait ancora peggio, è una routine di inizializzazione bloccata chi? Chi è che ha chiamato quello? Poi ci sono le regole out generali. Perché per alcune persone sono ovvie. Potremmo chiamarla la regola meno 1. Voi sapete che questo progetto, questa la devo utilizzare, ne potremmo partire. I compiti d'esame hanno l'esercizio meno 1 e l'esercizio 0. L'esercizio meno 1 di solito così recita: essere iscritti al regolamento per sostenere questa prova. L'esercizio 0 così recita: scrivere correttamente il proprio nome e cognome, numero di matricola in tutti i fogli del presente compito prima di svolgere ogni altro esercizio. Voi non avete idea di quante persone sbagliano l'esercizio del primo. Gli errori più comuni sono: mettere il cognome prima del nome, non lo fa nessuno, è un grande sintomo di ignoranza mettere prima il cognome con il nome. Solo i militari nel presentarsi mettono Concuto Giovanni, terzo battaglione, secondo reggimento, solo quelli. Leggete qualsiasi libro, prendete qualsiasi libro, qualsiasi firma di un articolo sul giornale, nome e cognome. Io faccio sempre questo esempio: chi ha scoperto l'America? Cristoforo Colombo o Colombo Cristoforo? Ve ne accorgete che se ci pensate un attimo suona strano. Allora io mi chiamo Lorenzo Dallo e mi chiamerò mai al contrario, perché è un errore. I paesi più civili del nostro, nell'elenco del telefono, mettono una virgola dopo il cognome, per ci dispiace, abbiamo dovuto invertire per semplificare l'ordinamento alfabetico. Anzi, sarebbe sempre da mettersi in vertice la virgola, ma si fa solo per questioni di ordinamento, per dire l'ordine è scorretto. Mai mettere il cognome prima del nome. E mai. Allora, queste sono altre regole, diciamo, sì, molto. Adesso me lo scrivo. Allora, chiamiamola la regola meno 1, meno 1.0, usa variabili prima di assegnare un valore iniziale. Meno 1.1. Non abbiamo ancora fatto il message passing, però potete capire, contiene solo send e nessuna receive, oppure contiene solo receive e nessuna send. Meno 1.2. Su un semaforo ci sono solo operazioni P e nessuna V, o viceversa, o tutte V e nessuna P. Meno 1.3. Su una variabile condition, una condition, ci sono solo wait o solo signal. Bra.
arrivo subito. Meno 4. Ti puoi fermare secondo? Sì. Abbiamo detto, contiene solo 7 su una receiver o viceversa. Sul semaforo ci sono solo canzoni 10 ma su un viceversa. Sulla reale continuo ci sono solo wait o solo signal. Un altro caso, in un monitor, tutte le procedure entry hanno wait come primo statement. Ok, in tutti questi casi il programma che bla 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 è sicuramente errato. Ok, quindi queste prove del 9 le dovete fare comunque, le tecnologie dovrebbero venire naturali. Vi lascio il decalogo, consultatelo, credo che potete avere qualsiasi cosa su Tokyo quando fate il compito. Io questi compiti non li voglio vedere, ok? Perché se arrivate a fare queste cose vuol dire che non avete capito nulla di male, ma serve un supplemento all'università a voi. Se il supplemento poi diventa numeroso, può anche darsi che non siate perfettamente italiani. È per questo la 4.0, se tutte le procedure contengono wait come primo statement, wait è sempre bloccante. Se tutti quando entra nel wait nel monitor si bloccano, è ovvio che non si fa nulla, ok? Casomai se ne vengono in mente degli altri da aggiungiamo. Queste sono condizioni di possibilità di esistenza della soluzione. Se non sono dati questi, non può essere soluzione. E non sapete quanti compiti vedo che hanno questo tipo di errori. Ok? While uno dentro il monitor. Oppure. È vero che io vi ho insegnato che i nomi delle variabili devono essere dati in maniera da rendere leggibile il programma. Quindi devono manifestare ciò che rappresentano. Ma il nome di per sé non ha poteri traumaturgici. Non è che se la chiamate, process counter, quello da solo miracolosamente compie i processi. Ok? E perché succede anche questo nelle soluzioni? Ma l'ho chiamata così. E allora, se l'hai chiamata così, non è che da solo si mette a contare i processi, cioè che quando serve viene incrementato il numero dei processi, quando serve viene incrementato il numero dei processi. Altrimenti da solo non abbiamo ancora l'interpretazione del linguaggio naturale dei compilatori. Ok? Va bene, pensateci queste cose quando fate gli esercizi. Sono arrivate circa alle 10:30, adesso sospendiamo e ci rivediamo martedì prossimo, nel quale concluderemo parte di presentazione dei pareri. Poi cominciamo a fare gli esercizi. Adesso nel weekend faccio i compiti, quante ore ci servono per la parte di laboratorio e metto la parte teorica e decido se metto gli esercizi mercoledì o giovedì. Ok?